Passo la parola alla senatrice Amati. Grazie. Intanto è un piacere essere qui in questa bella giornata per quello che sono, diciamo, i temi che oggi trattiamo, un po' meno per la condizione che stiamo vivendo. Diceva poco fa Giuseppe Schiavello della difficoltà di questi anni. Io credo che siamo andati indietro in questi anni in Italia sul fronte dei diritti e della pace. E che quindi lavorare da punti di vista anche differenti per fare questa rete che in qualche modo ci aiuti a non arretrare ulteriormente, ma anzi a provare ad andare avanti, credo che sia un elemento assolutamente importante. Ringrazio Beppe Schiavello e Francesco Vignanca per l'incontro e anche per la possibilità che abbiamo avuto oggi di avere qui Johnny Williams, anche in particolare perché siamo riusciti ad andare insieme a salutare il Presidente del Senato, perché crediamo che le istituzioni debbano impegnarsi ed è più facile che se ovviamente si impegnino, se direttamente si danno disponibili, e poi perché c'è un grande lavoro di cui adesso parleremo da fare insieme. Vedendo i nomi diciamo, che dovrebbero essere qui come relatori, adesso ci si diceva di questo problema alla Camera, io trovo amici con i quali abbiamo fatto un percorso negli anni. Vedo anche qui Luisa Morgantini davanti a me. Ricordo che in tempi diversi, in anni diversi, anche con idee diverse, ma comunque con un unico obiettivo, abbiamo tante volte lavorato insieme. Penso alla tavola della pace, agli enti locali per la pace. Per questo ricordo anche Marcò, che arriverà tra poco, con il quale nel passato ci siamo ritrovati su altre forme, ma sempre con gli stessi obiettivi. Da Sbilanciamoci alla conferenza dei presidenti dei consigli regionali, che era il luogo dove prima mi trovavo anni addietro e nel quale, insomma, in quella veste sono stato per 4 anni vicepresidente degli enti locali per la pace, proprio perché, insomma, dalle istituzioni, devo dire in particolare come donne, abbiamo cercato di dare una mano. Una mano difficile, una mano difficile. Io credo che in nessun modo e per nessuna ragione i diritti fondamentali rispetto del diritto internazionale umanitario possano essere messi in concorrenza con questioni di ordine economico e militare. Purtroppo noi quotidianamente vediamo che questa concorrenza c'è e che di norma esiste una diciamo, divisione, una discrasia tra le dichiarazioni e la pratica. Lo vediamo anche quest'oggi quando sappiamo che appunto, almeno così leggiamo, c'è una mostra portaerei che nel Mediterraneo va a propagandare l'acquisto e la vendita di armi del nostro paese a regimi più o meno rinnovati, ammesso che ci siano state primavere che andassero giustamente allora forse sostenute, ma che poi abbiano avuto un seguito di democrazia davvero. E credo che anche in questi anni, siccome di questo dovremo appunto parlare insieme, un contributo a poter far sì che le istituzioni avanzassero abbiamo cercato di darlo. Il nostro paese non è diciamo l'ultimo su questo fronte, perché per esempio la legge 185 del 90 era stata una legge importante, quella sul controllo dei materiali d'armamento, ditemi se no, dei materiali d'armamento, una legge che più volte si è rischiato di vedere messa in discussione, che comunque era nata per il supporto importante della società civile. Su questo fronte il supporto della società civile, come diceva anche Peppe, assolutamente, se Giuseppe Schiavello, Giuseppe Schiavello è diciamo il mio capo sul fronte delle indicazioni delle cose che si devono fare. Lo dico perché noi sentiamo, io sento la difficoltà di essere corrispondenti alle esigenze vere di un pezzo di mondo che noi non riusciamo di fatto come istituzioni a diciamo coprire a pieno. In fondo, le questioni che riguardano per esempio il finanziamento per lo sminamento sono emblematiche. Una legge del 2001 importante che appunto il nostro paese aveva comunque attivato dopo l'adesione alla campagna contro le mine, dopo la ratifica della Convenzione di Ottawa, però una legge che, come avviene qualche volta sulle lotte delle donne, tende ogni volta a essere messa in discussione. La pace, i diritti umani, i diritti degli esseri senzienti, sono
sono tutte questioni che cedono facilmente alla debolezza del pensiero di questo periodo. Quindi il pensiero breve del nostro secolo mi sembra ogni volta ci mette a rischio rispetto alle conquiste che abbiamo cercato di portare avanti. Quindi noi abbiamo però avuto la possibilità dal 2000 e oggi in poi di rifinanziare in parte la legge per lo sminamento, anche se con difficoltà e con ogni volta rischi, perché in momento di crisi non c'è niente di più facile che trovare, no, mezzi proprio sul fronte dei pochi mezzi che ci sono. Anche in queste ore ho presentato un emendamento alla finanziaria per cercare di ripristinare una parte dei finanziamenti per il fondo che sono stati tolti. Per fortuna non del tutto, non c'è stato l'azzeramento di qualche anno fa, però è una battaglia continua e tra l'altro in un momento così complicato anche dal punto di vista politico, così incerto e così fragile, è sempre una battaglia particolarmente a rischio rispetto al risultato. Io credo che la presenza di Jody sia oggi assolutamente importante per le nuove battaglie che sono da portare avanti, in particolare questa vicenda dei robokiller, campo che travalica la fantascienza, nel senso che, come si leggeva, sostanzialmente si supera la famosa terza legge di Asimov per la quale non si dovrebbe mai, il robot non dovrebbe mai andare contro l'uomo, ma purtroppo i film non sono mai così gravi così come la realtà del nostro quotidiano. Tra l'altro si rilancia l'antica questione del dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè dove la scienza si deve in qualche modo fermare, dove vada avanti fino in fondo e comunque dove l'uomo debba mettere dei limiti. La vicenda dei robokiller è una vicenda assolutamente preoccupante ed è molto importante che la comunità internazionale, c'è questo incontro a Ginevra tra due giorni, riesca a esprimersi in modo forte. Pare che ci sia un appoggio, almeno queste sono le voci che adesso arrivano, da parte del nostro paese, di inserire il tema del robokiller nel programma della convenzione del prossimo anno, è l'impegno che oggi noi cerchiamo di sostenere, e certamente dalle istituzioni, dalla Camera e dal Senato, ma soprattutto nel rapporto con la società civile, io credo faremo, se servono, atti di sostegno, mozioni, tutto quello che può servire perché si riesca a evitare, superare preventivamente che quest'arma entri in campo. Infatti l'idea che ci possa essere uno strumento militare totalmente irresponsabile e quindi nemmeno come per quello che riguarda i droni, comunque in qualche modo controllato dall'uomo e quindi in qualche modo legato alla responsabilità di chi dà l'indicazione, uno strumento che possa quindi uccidere e colpire civili, bambini, donne e possa anche essere usato in modo sempre più preciso in condizioni non controllabili, pur partendo probabilmente da un'idea accettabile, quello di risparmiare la vita dei soldati, evidentemente non è assolutamente accettabile. Non è accettabile per il riscontro successivo, quindi per il fatto che invece tutto quello che riguarda appunto quello che la guerra non dovrebbe fare, che invece fa, quindi le perdite civili molto pesanti, che sono poi sempre la parte più alta delle perdite nei conflitti, anche negli ultimi conflitti armati, diventino ancora più pesanti. In questa campagna noi abbiamo un obiettivo, quello di agire preventivamente, così come è stato fatto per i laser accecanti, uno dei pochi casi, perché di norma si insegue sempre un percorso, non si riesce a prevenirlo. Il motivo per cui Jody è qui e ci sarà un impegno per la convenzione delle armi e ci sarà un impegno anche tra due giorni, quando ci sarà questo incontro il 15 a Ginevra, è proprio questo, di riuscire a far sì che nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, anche negli altri paesi europei, questa coscienza di non consentire l'attivazione del percorso dei robot, ma che ci sia un pensamento su quest'arma così assolutamente pericolosa, avvenga, ripeto, preventivamente. Riusciremo in questo ambito? Noi alcune cose siamo riusciti a fare, dicevo la legge dell'85, 180
85 del 90, penso comunque alla ratifica del bando del trattato contro le mine, penso a Ottawa, penso al processo di Oslo, quindi alla salvando delle cluster, penso anche alle ultime cose, poco fa quando siamo stati dal Presidente del Senato è stata lui consegnata una targa perché l'Italia stavolta è stato il primo paese che ha ratificato la convenzione per le armi che è stata appunto portata anzi come esempio proprio come primo paese europeo, anche se la ratifica finché non avrà raggiunto un certo numero di adesioni non sarà efficace. Quindi noi una piccola parte stiamo comunque continuando a farla, ma è una parte che ripeto è assolutamente non sufficiente rispetto alla gravità della situazione internazionale. Quindi io credo che ritrovarsi qui oggi serva per testimoniare questa volontà di progredire e di fermare fare da barriera a una deriva plebiscitaria che oggi cancella un po' tutto. I diritti considerati inalienabili non sono più tali, l'attenzione alla vita delle persone è meno forte di quello che si dovrebbe. Io penso che appunto la democrazia nel nostro paese non sia così non a rischio come alcuni pensano e credo che la difesa appunto di tutto ciò, di quella legislazione, di quegli atti che possano rafforzare sul fronte dei diritti umani abbia bisogno di molte mani dentro le istituzioni, molte mani fuori, anche molte mani che vengano da forze politiche diverse, perché forse questa è la prima vera possibilità per poter ottenere qualche riscontro concreto. Non credo infatti che servano battaglie esclusivamente formali, anche perché ormai c'è mancanza di ascolto, credo che ci sia mancanza di ascolto. Sul tema della pace e dei diritti non è un caso che nell'arretramento democratico si abbia l'impressione che queste questioni contino sempre meno. E quindi credo che oggi sia comunque una buona occasione quella di ritrovarsi qui per poter fare in modo che si riapra un percorso. Non è un caso che dopo l'incontro di questa mattina ci ritroveremo ad un confronto al Senato con la Commissione Esteri e la Commissione Diritti Umani, proprio perché questo aggancio della presenza di Jody serva per sensibilizzare le istituzioni. Però ecco, io credo che l'impegno principale sia quello di riuscire a informare bene il paese di quello che sta succedendo a livello internazionale. L'informazione oggi è la cosa più importante ed è anche quella più deviata. La comunicazione nell'ultimo periodo esterna della maggioranza dei problemi che abbiamo in campo è di fatto uno degli elementi dell'antipolitica del percorso attuale ed è anche uno dei rischi. Mi auguro invece che la buona comunicazione ci consenta di far conoscere agli italiani e alle italiane quali problemi si possono avviare con l'avvento, per esempio, di un robot killer e che cosa una società civile deve fare perché questo percorso non si attivi del tutto. Mi auguro che ci riuscire e che possiamo riuscirci insieme. Comunque ci proviamo e credo che essere ancora qui oggi serve a dimostrare che la volontà ci può essere e che creare culture nuove possa essere un elemento da mettere in campo quotidianamente. Grazie.